Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in lei. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Oggi inizio proprio da sdraiato perché veramente non ce la faccio più, ragazzi, non ce la posso fare più. Cioè, ma ho girato e rigirato. Da destra manca, da manca a destra, da destra manca e siamo ancora al punto di partenza. Siamo ancora al punto di partenza. Siamo ancora qui a parlare di Decathlon, chiamatelo un po' come vi pare, tanto c'è sempre chi ti corregge la pronuncia, chi se ne frega. Come si chiama, si chiama. Inizio, cioè non la voglio dire sta cosa perché magari arriva oggi, può essere. Però inizio a pensare che noi stiamo facendo una trattativa infinita. Cioè, ragazzi, ascoltatemi bene. Noi stiamo facendo una trattativa infinita. Sarà un mese e mezzo che stiamo facendo, di più, però facciamo un mese e mezzo. Spendendo praticamente tutto il nostro budget, che poi, quello da discuterne, per un giocatore che non so se ci serve. Cioè, la cosa incredibile è questa. Cioè, non è che dici, sai, stai andando a prendere Milinkovic-Savic, stai perdendo un mese e mezzo, è il tuo colpo dell'estate, e vabbè, stai lì a sperare che arriva. Potevo ancora capire. Cioè, noi stiamo prendendo un giocatore, una giovane promessa, è più forte di Adli. Ma io ve lo chiedo, è più forte di Adli? Non lo so, ragazzi, eh. Anche lì sento tutti esaltati, Adli, che giocatore. Ragazzi, ve l'ho detto il primo giorno, che sappia toccare il pallone, che sia un giocatore tecnico, non è che l'abbiamo scoperto con lo ZTL, eh. Che sappia giocare a calcio, lo sapevamo già. La domanda che dovreste farvi è il giocatore che a noi serve? Ma lo stesso vale per Decathlon. È il giocatore che a noi serve? Ragazzi, provate a immaginare un Decathlon al posto del Kessié o Krunic che avevamo l'anno scorso. Questo è uno che fa 2 gol all'anno. Perché in Italia fa 2 gol all'anno, 3. No, arrivo a 5. Quelli fa. A noi serve uno che ne fa 10-12. Serve, l'ho detto da un po', serve lo sbloccatore. Cioè, se è vero che non prendiamo De Ketelaere e prendiamo Ziyech, ma io spero che non arriva. Bruges, non mollare. Perché per me li devi prendere entrambi, che a me piace De Ketelaere. Ma è un'aggiunta. Cioè, non è quello che al Milan serve. Quello che al Milan serve è uno che ti sblocca la partita. Il Dybala, lo Ziyech, persino Mertens sarebbe più utile, perché al Milan serve quello, non ti serve un altro che sta lì e fa gioco. Ce ne abbiamo 75 che stanno lì, fanno gioco, aiutano, fanno girare la palla. Serve uno che te la sblocca, perché se Leao non la sblocca lui, non la sblocca nessuno. Giroud, per esempio. Giroud, che sta facendo anche bene in questo campionato, quando si gioca le partite, poi non è quello che te la sblocca. Poi si può trovare lì nell'azione, si gira bene al derby, va bene, la squadra gioca e lui lo trova, soprattutto quando ripartiamo, tra l'altro. Ma quando la squadra di là è chiusa, chi le sblocca le partite? Chi le sblocca? Quello serve al Milan, ragazzi. Non è che servono 70.000 cose, eh. Quello serve uno che te la sblocca quando le partite sono chiuse. Ma questo ci mancava anche l'anno scorso. Stiamo andando a risolvere il problema dell'anno scorso? Cioè, abbiamo perso Kessié, non l'abbiamo ancora sostituito. Abbiamo perso, vabbè, Romagnoli e comunque non l'abbiamo sostituito. Cosa stiamo facendo? Ditemelo voi cosa stiamo facendo.
siamo qui a perdere. Cioè, il problema è proprio che quando arriverà, se arriverà Decathlon, comunque non abbiamo risolto il problema. Ieri sentivo Pellegatti, Carlo. Cioè, io gli voglio bene, ragazzi, ci manca, sono cresciuto con lui. Però non sei credibile. Perdonami, Carlo, non sei credibile. Cioè, devi essere serio anche te. Parli tanto di serietà, non sei serio. Perché se tu mi fai 3-4 video dove mi dici che il mercato del Milan con Ziyech, Decateler, Sanchez e sarebbe un gran mercato perché noi quello serve, la bava alla bocca ti veniva, la bava ti veniva alla bocca perché si vedeva che eri vero, lo pensavi veramente, eri reale e facevi il video così che non vedevi l'ora, ma cioè impazzivi perché sapevi che quello che serve a Milan è quello, Ziyech, Decateler, Sanchez e un difensore pure in prestito. Hai fatto più video, ci sono ancora i video, ci sono i tuoi video, ci sono i tuoi video dove si vede proprio che sei vero, ok? Quindi dopo non mi venire a dire che se prendiamo Decathlon, Sanchez e non prendiamo quello che ci serve realmente faremo un mercato trionfale. Già sei passato al mercato sontuoso dell'anno scorso che ti hanno preso in giro un anno. Non mi dire che è un mercato trionfale, non è trionfale, ti manca quello che ti serviva. Cioè il mercato del Milan serve uno che ti sblocca le partite chiuse col Bologna, col Torino, con l'Udinese, quelle partite serve uno che le sblocca. Non ci servono altre cose. L'anno scorso con le big, con le prime 5, le abbiamo vinte quasi tutte, avevamo per distacco. Quindi non ci serve uno ancora che fa manovra. Ci serve uno che sblocca le partite con le piccole, le partite chiuse. Che quando c'è Ibra lo fa Ibra, ma quando non c'è Ibra, e non c'è praticamente mai, serve uno che te le sblocca. Sarà Origi? Non lo so, ancora non l'ho visto. Tra l'altro questo qua si è infortunato a maggio. Quando si è infortunato Origi? A giugno? Siamo al 25 di luglio. È ancora infortunato? Cioè io veramente non capisco. Cioè... ho paura che stiamo facendo tutta sta fatica e stiamo perdendo tutto questo tempo per un giocatore forte che mi piace, che speriamo che lo prendiamo, ma che non è quello che serve al Milan, come non è quello che serve al Milan Adli, altro giocatore bravo, forte, ci mancherebbe altro, ma va bene se gli metti di fianco Ziyech. Cioè a questo punto, se tu non prendi, ascolta me, tu non prendere Decathlon, spendi quei soldi per Ziyech a destra e piuttosto mi tengo Adli trequartista. Cioè piuttosto che avere Adli e Decathlon, che non mi servono, secondo me sono quasi doppioni, se vuoi sapere proprio la verità. Cioè secondo me tra Adli e Decathlon non siamo lontani, non siamo lontani. E ancora lo devo vedere in Italia Decathlon. Ma più o meno la tipologia è quella. Poi arriva, diventa il nuovo Kakà magari. Meglio se prendi Ziyech. Speriamo che non arrivi. Speriamo che il Bruges non molli, non arriva e prendiamo Ziyech. Tra l'altro, una cosa positiva la voglio dire. Siamo al 25 di luglio, no? Noi ci stiamo facendo sta pecurria e vabbè. Ma Ziyech, che è lì, e nessuno l'ha ancora preso, e si sa che va via dal Chelsea. Cosa sta aspettando pure quel che sta aspettando noi? Cosa sta aspettando? Spero volesse il cielo che sta aspettando noi. Perché tra lui e Renato Sanchez sono lì, nel limbo. Cosa stanno aspettando? Cioè il Paris Saint Germain per prendere un giocatore che costa 10 milioni, quelli 10 milioni li spendono per bere il caffè la mattina? Secondo te stanno lì a farsi problemi se dare 10 milioni a Lille? Lì è tutto fatto e quello è lì. Sto mercato mi sta, non mi sta facendo capire niente. Io ve lo dico oggi che arriverà il Decathlon. Inizio a sperare che non arriva. Inizio a sperare che non arriva. Ve lo dico. Sono matto? Non so, scrivetemelo qua sotto cosa ne pensate. Per me serve uno sbloccatore. Non ci servono altre cose. Ci serve uno che segna nelle partite chiuse. Quello ci serve a noi. Quello. Dybala ci serviva. Comunque. Una tipologia. Ziyech va bene. Ziyech va bene. Iscrivetevi al canale. Ci sentiamo più tardi, forse, devo ancora fare il video con Miki, poi il weekend non ci siamo riusciti, ce la faremo, chi lo sa.